questa recensione. La prima Ferrari della storia. Linee suadenti, ma certi dettagli lasciano a desiderare. Ed infine la nuovissima rubrica, perché comprarlo, perché no? Ciao a tutti amici collezionisti, come potete vedere c'è stato un piccolo cambio di programma nell'ordine delle recensioni della collana Ferrari GT Collection. Dal momento che con le tempistiche non riuscivo a pubblicare le recensioni al passo con le uscite, ho deciso, ora che la collezione si è conclusa, di procedere in ordine cronologico. Non più con l'ordine di uscita in edicola, bensì in base alla data di costruzione della vettura, in modo da ripercorrere insieme la storia della Ferrari attraverso i suoi modelli. Pertanto, ecco che il primo modello in questo percorso sarà l'auto Avio Costruzioni 815, l'auto da cui tutto ebbe inizio e che non porta nemmeno il nome Ferrari, pur essendo a tutti gli effetti la prima auto prodotta da Enzo Ferrari, appena lasciata l'Alfa Romeo, per fondare la propria scuderia. Le informazioni in proposito le troverete all'interno del fascicolo, così come le informazioni generali sulla vettura, ed alcune informazioni aggiuntive anche sulla Ferrari 340 Mexico prodotta per le gare della carrera panamericana. Di questa 815 vennero realizzati due esemplari, una per Ascari ed una per Rangoni e Machiavelli, una differente dall'altra per via soprattutto della coda. Quella di Rangoni era aerodinamica e lunga, quella di Ascari corta ed avvolgente, ed ovviamente è quella qui riprodotta con questo modello. Questo modello è appunto efficace nel riprodurne l'eleganza attraverso una verniciatura molto buona e dei dettagli finemente ricostruiti. Cerchioni a razze senza sbavature, fanali posteriori finemente verniciati ed una pulizia delle linee davvero ottima. La semplicità delle forme di certo aiuta e qualche dettaglio spartano come il cruscotto diciamo che potevano essere realizzati con qualche finitura in più. Tuttavia nel complesso la realizzazione è buona ed il livello di dettaglio in linea con il modello e la serie da edicola da cui proviene altrettanto. Sulla linea, diciamo lo sapete, non sono un grandissimo estimatore di vetture storiche, tuttavia l'eleganza di queste curve, la semplicità del tratto me la rendono discretamente appagante. In complesso del suo pagellone quindi è un onestissimo 7. A questo punto, tuttavia, aggiungo la novità di queste ultime recensioni, ovvero la risposta alle fatidiche domande: perché comprarla e perché no? Perché acquistarlo? Perché no? Allora, perché comprarla? Si può ricercare questo modello se volete annoverare nella vostra collezione il primo modello Ferrari in assoluto, convivendo col fatto che non si chiamava ancora Ferrari. Oppure, ovviamente, se ad esempio collezionate vetture storiche in scala 1.43, pur non ricercando il massimo dettaglio in assoluto, ma un ottimo compromesso qualità-prezzo. Perché no invece? Il motivo più semplice è se volete puntare a collezionare prevalentemente auto moderne, un po' come me, ma non siete fan sfegatati Ferrari al punto da voler collezionare anche i modelli storici di questa marca. Oppure se per questo modello al contrario volete il top ed allora dovete ricercare il modello della LookSmart che costa all'incirca un centinaio di euro. Questa invece o la sua semigemella dell'Altaia ve la portate a casa per cifre dai 6 ai 20 euro. Eviterei invece la Brum, che viaggia più o meno sulle stesse cifre, ma ha una linea meno elegante, per quanto forse un filo più fedele. Questo è tutto per la recensione. Fatemi sapere nei commenti se gradite questo nuovo ordine della sequenza di recensioni di questa serie e se trovate le nuove impostazioni sui consigli per gli acquisti di vostro gradimento. Iscrivetevi con campanella per non perdere tutte le prossime recensioni d'iCast ed iscrivetevi anche alla pagina Facebook di Viper Toys per avere tramite i video di unboxing tutte le anteprime di quello che potrà essere poi visto o intravisto poi nel tempo su questo canale. Tutte le anteprime molto prima che vengano fatti i video qui. Per il resto un saluto e vi ringrazio al prossimo video.